tira l'ostacolo. In questo caso Maggioli davvero un po' troppo statico. Va a Casale, quindi torna a meno 9, ma senza paura. Un punto. Sì, situazione sicuramente particolare. Forse simile, l'unica situazione in cui Casale ha cominciato così in maniera stentata è stata contro Barcellona, direi. Maggioli. Sì, saltati abbastanza agevolmente due giocatori rosso-blu. Ora vediamo Green con la sua solita falcata. Una stoppata della difesa. Entra Santiangeli. Esce Valentini, Santiangeli che ha pasticciato tantissimo contro Casale Monferrato e che oggi deve assolutamente cambiare direzione. Intanto Roderick sbaglia. Antonelli. La palla è per Malaventura che a sua volta aveva già preso il posto di Ferrero, non brillanti in questo inizio di partita. Perde la palla Malaventura. C'è questa difesa di Iesi che sta complicando un po' le cose. Tiro difficilissimo di Martinoni perché ha preso un tiro dopo qualche frazione di secondo aver ricevuto la palla. Sì, poi marcato da molto lontano. Tiro davvero molto complicato. Mancano 11 secondi alla fine del quarto. Qui Diego Monandi difende molto bene il palleggio di Santiangeli che ormai ha pochissimi secondi. Con cui è finito il primo quarto. Hoover per il numero 33 Santiangeli, palla recuperata da tempo. Sulla sua partita può essere può incidere. Tanto è tornato in campo comunque Butkevicius che ha tenuto fino in fondo la palla. Aperto di 8-0 sì. In questo avvio di secondo quarto. Errore abbastanza marchiano da parte di Iesi. Tanto Iesi mi sembra un po' incredibile, Griffin. Lo vedevamo prima della partita nella sua tanto brutto rientro, adesso comunque Casale ha cercato di rimediare la cosa ma non c'è. Quindi 8-7 il computo di questo secondo quarto, tutto da rifare in questo tentativo di rimonta. Casale deve trovare un po' più di dinamicità a livello difensivo, deve provare a spostare la difesa un po' più, oppure per sua intenzione appoggiarsi solo al maggiolone. Certo, il problema è che credo che Griccioli firmerebbe per un Maggioli a 32 punti e 15 rimbalzi. Mazza che stoppata, ragazzi! Maggioli ribalta la palla dall'altra parte. Santiangeli, uno scarico difficile ma produttivo. Ecco Casper Wehr, su di lui c'è Maggioli, se lo beve senza grossi problemi. Attenzione, un'altra stoppata, difesa di Iesi che va ancora avere la meglio sull'attacco di Casale. Costantemente, quindi sempre molti giocatori in area e scarichi liberi, ma Casale ha trovato scarichi solo nei primi 2-3 minuti. La tripla, l'attacco di Iesi. Mancano Valentini, ora Roddy Green a tutta, sbaglia di un nulla. È costretta a inseguire in ogni situazione, adesso qui prende un tiro che potrebbe anche entrare, non entra. I cani questa sera per ora non stanno rendendo come dovrebbero rendere, si stanno un po' impallinando su situazioni non facilissime. Anzi, Green sbaglia, qui c'è una cosa positiva di Ferrero, guardatelo, parte con una guardia in palleggio. Ah, questo scarica per Santiangeli che va ancora per una tripla, sbaglia abbastanza nettamente. Zanelli, adesso Wehr va ancora dall'altra parte. C'è un Griffin monumentale, una stoppata pazzesca, non ne alterna davvero di ogni.